Ciao ragazzi, questa sono io, lo sentite dalla voce. Questo è un video tag che ho visto nel canale di Nicole, Kiss and Makeup 01, e si chiama Draw My Life. Mi sembrava un'idea carina, comunque originale, per parlarvi un po' di me, visto che ormai è quasi un anno che sono su YouTube, nonostante io in disegno, come potete già capire da questo schizzo, faccio veramente, veramente pena. Quindi perdonatemi, ma mi sembrava comunque un'idea carina e l'ho fatto lo stesso. Allora, questa sono io, in teoria sono nata nel lontano 1985 e fu mia madre a decidere di darmi questo nome un po' strano, quindi Leda. Un nome che nessuno capisce mai, infatti da piccola lo odiavo perché me lo facevano ripetere tipo 150 volte, dato che nessuno lo capiva, infatti tutti facevano delle facce stranissime. All'asilo ho conosciuto quelle che sono ancora oggi le mie due amiche, diciamo, più care, che spero mi perdoneranno per il modo osceno in cui le sto rappresentando. E tutte con la stessa pettinatura, data la mia capacità di disegno, e sono Ilaria e Valentina. Con Ilaria in particolare siamo state compagne di banco dalle elementari alle superiori, quindi veramente una vita insieme. Da bambina ero più vivace, meno vivace di un animale sedato, perché passavo tutto il mio tempo davanti alla TV o leggendo libri, quindi le mie passioni erano o i cartoni animati o i libri. Leggevo veramente, veramente tanto anche da bambina, tanto che mia mamma si arrabbiava, mi diceva massimo un libro al mese ti compro, non di più, e quindi ho imparato a conoscere anche l'esistenza della biblioteca che ho frequentato fino alla prima superiore, fin quando non potevo permettermi di comprare magari un libro. A scuola andavo bene, mi piaceva molto studiare, mi piaceva andare a scuola, ero brava soprattutto nelle materie umanistiche, ma c'era una materia in cui facevo veramente, veramente pena, ma a livelli fotonici, ed era ginnastica. Ginnastica era proprio una schiappa, tanto che mi nascondevo dietro le colonne se potevo evitare di fare gli esercizi. Questo è un ostacolo che mi chiedono di saltare. Io dico: ma scherziamo, figurati se salto una cosa del genere, mi rompo a metà. Ed ero l'unica che nelle verifiche che non si potevano evitare non riuscivo nemmeno a prendere una sufficienza. Prendevo sempre 5 al 6 nelle verifiche di educazione fisica, negli esercizi di verifica, e dovevo studiare e farmi interrogare pure lì per rimediare a un misero 5 al 6 in ginnastica. Alle superiori mi sono iscritta a ragioneria, scelta che ancora mi chiedo chi me l'ha fatto fare, dato che odio matematica, economia e quant'altro, io amavo le materie umanistiche, però fatto sta che mi sono iscritta lì. Con 13 anni mi metto insieme a quello che è ancora mio marito, cioè Davide, e anche se ci conoscevamo da bambini, perché comunque è figlio di amici di famiglia, qui siamo io e lui, ci siamo frequentati un po' di più in quegli anni perché facevamo lo stesso istituto, questo infatti è il corridoio con le varie classi, io ero in prima, lui era in quinta e quindi ci vedevamo un po' di più, abbiamo passato un anno bellissimo insieme a scuola. Quando facevo ginnastica lui mi nascondeva lo zaino, tornavo in classe, non trovavo più la cartella, ogni volta era nascosta in un posto diverso. E poi è iniziato quello che, diciamo, definisco il periodo più nero della mia vita, comunque il periodo più triste. Prima si era ammalata mia mamma, un anno prima, che aveva sempre febbri alte e in ospedale non riuscivano a capire che cosa avesse, vari dottori non capivano a cosa fosse dovuta questa febbre, poi hanno capito che era una malattia genetica e quindi adesso si riusciamo a tenerla sotto controllo. Poi Davide si è ammalato, diciamo, molto, molto gravemente, non sapevamo se ce l'avrebbe fatta. Ho iniziato, avevo 16 anni io all'epoca, ho iniziato a fare la spola, diciamo, tra casa, ospedale e scuola. La mattina andavo a scuola, tornavo a casa, studiavo un'oretta, poi andavo in ospedale, stavo là con lui, poi tornavo a casa e la mia vita era casa, scuola, ospedale, casa, scuola, ospedale per diversi, diversi mesi, finché lui non si è ripreso. Poi, gli ultimi anni delle superiori, non facevo che studiare, studiare per poter uscire dalla maturità con un voto. Col voto che volevo, mi alzavo anche alle 5 del mattino, però alla fine non ce l'ho fatta ad uscire con il voto appunto con il quale volevo uscire. Finito le superiori mi sono iscritta a giurisprudenza, anche qui una scelta non dire azzeccata poco, perché odiavo, l'ho odiata, l'ho fatta per un semestre, dopodiché mi sono ritirata. Ho trovato i primi lavoretti come impiegata, senza contratti, cioè tutti contratti molto aleatori, quindi non definitivi. Nel frattempo ho iniziato a scrivere sempre più assiduamente, scrivevo soprattutto di sera a letto con il portatile, mi mettevo a letto e scrivevo per ore e ore fino a mattina quasi. E scrivendo ho finito quello che è il primo manoscritto, il primo libro, cos'era, il 2006. L'ho mandato agli editori e gli editori vari l'hanno rifiutato. Nel frattempo ho firmato quello che è il primo vero contratto di lavoro, diciamo un vero contratto serio. In quel posto però mi sono trovata molto molto male, specialmente con una collega che, diciamo, non mi ha fatto star bene e quindi me ne sono andata. Nel frattempo continuavo a scrivere, anche di sera nonostante i rifiuti, a me scrivere piaceva e quindi non lo facevo magari per pubblicare ma solo perché appunto mi piaceva farlo, questo sono io di notte che scrivo alla luce della lampadina.
e sono riuscita così a portare a termine il secondo manoscritto. Anche questa volta l'ho mandato ad un sacco di editori e anche questa volta me l'hanno sempre tutti rifiutato. Nel frattempo ho trovato quello che è il mio lavoro attuale, il mio lavoro insomma, definitivo in Camera di Commercio, un posto in cui mi trovo molto molto bene, ho conosciuto delle persone fantastiche alle quali mi sono legata veramente veramente un sacco e quindi insomma mi trovo bene. Nel frattempo ho continuato a scrivere, la sera scrivevo, ho finito quello che è il terzo libro, il terzo manoscritto, anche in questo caso l'ho mandato come i primi due ad un sacco di editori, questa volta con un po' meno speranze delle prime due, e questa volta però un editore me l'ha accettato, mi ha detto che era interessato, quindi ho pubblicato quello che è il primo libro, io contentissima, anche se l'editore era piccino ovviamente e quindi anche il libro non è avuto questa grande uscita. 2010 è l'anno in cui mi sono sposata, questa sono io con il velo, il bouquet. Mi sono sposata qui nel mio paese, questo è Davide, le campane che suonano. E nel 2011 la famiglia si allarga, mia mamma trova nel fosso vicino a casa un gattino, che è un batuffolo di pelo bianco che non ho potuto non prendere, Artemis l'ho chiamato, anche se lo chiamo Lulu. E l'ho portato a casa perché nonostante le allergie ai gatti del marito non potevo lasciarlo là abbandonato. Nel frattempo ho scoperto l'esistenza di YouTube, ho detto che figata, voglio farlo anch'io, ho visto che c'erano vari canali in cui parlavano di libri, l'ho trovato un'idea carina insomma. E niente, adesso la mia vita si divide tra il lavoro in ufficio, i libri che leggo in treno più che altro nei viaggi, il mio canale di YouTube e scrivere per quel poco tempo che mi resta. Questo sono io felice e anche un po' ingrassata. E basta, questo è tutto. Io vi ringrazio, spero che, non so, di avervi fatto capire qualcosa più di me con questo video. Grazie a tutti, a presto. Ciao!